Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente, un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma. Quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido, i miei soldi li gestisco io. Benvenuto all'interno dello Strategy Starter Pack, un percorso che ti porterà dalla teoria alla pratica in soli 30 giorni. Insieme scopriremo le potenzialità della piattaforma TWS per ottimizzare i propri trade e profitti e come poter evitare tanti errori che si possono commettere. In questo video vedremo come impostare gli ordini brackets nel momento in cui andiamo ad inserire la nostra strategia all'interno della piattaforma TWS. Innanzitutto specifichiamo che in questa tipologia di ordini può essere inserita solamente nel momento in cui la condizione che il nostro ordine non sia già stato eseguito. L'inserimento di questa tipologia di ordine è strettamente correlato alla costruzione del piano del nostro money management, che ci aiuterà a definire quali sono i corretti punti di uscita. Tali punti vengono calcolati a seconda del nostro prezzo di ingresso, ma anche dalla quantità di contratti che andremo a inserire per le nostre operazioni. Possiamo farci aiutare tramite il Money Manager di Alpha4Charts per poter costruire un corretto piano e un portafoglio bilanciato. Non dimentichiamo anche un aspetto molto importante che influirà sul nostro piano d'azione e deriva dal nostro profilo di rischio. In descrizione trovate come sempre il link del test di Limitless Success per scoprire quale sia il vostro profilo. Ricordate che è molto importante poter costruire un piano adatto al vostro conto e alla vostra personalità, perché ciò vi farà veramente risparmiare tantissimo senza commettere degli errori che possono derivare principalmente poi dalla situazione emotiva che abbiamo nel momento in cui siamo all'interno dell'operazione. Quindi costruire un corretto piano a monte prima di entrare nell'operazione farà sì di ovviamente dobbiamo rispettarlo il nostro piano, ma quindi cercare di essere rigidi con quello che abbiamo fatto, con le nostre scelte nel momento in cui queste scelte sono state fatte prima del momento dell'inserimento dell'operazione. Passiamo però al lato operativo di questa sessione, perché andiamo ad inserire una nuova strategia a mercato. In particolare presa sempre dal Trading Report, una strategia sul GF Long, scadenze di maggio e scadenze di agosto. Una strategia adatta a un profilo per gli esploratori. Andiamo a prendere la nostra piattaforma simulata TWS e dopo che abbiamo individuato, sempre grazie all'Alpha4Charts, il prezzo giusto per il nostro conto, per il nostro money management, tramite appunto anche l'analisi dei grafici della stagionalità, nella nostra piattaforma selezioniamo una riga vuota, come sempre, della piattaforma, clicchiamo sul pulsante combo e in questo campo chiamato underline andiamo ad inserire il ticker del nostro future, in questo caso GF. Clicchiamo l'invio con la tastiera, prendiamo la voce future, more multiple e tenendo premuto il tasto control andiamo a selezionare le mensilità che ci interessano, quindi la 2021-05-2021-08 e clicchiamo su OK. All'interno di questa schermata non clicchiamo nient'altro se non il tasto OK e la nostra strategia è stata creata. Una volta che l'abbiamo costruita basterà cliccare con il tasto destro, cliccare sul bottone blu Buy. Nella schermata che compare possiamo andare ad inserire i parametri che sono quindi inerenti all'analisi che abbiamo precedentemente fatto con il Money Manager e inseriamo la quantità di contratti che ci interessano, il tipo di ordine LMT, il prezzo, quindi andiamo ad inserire per esempio 1-8, Timing Force GTC e andiamo a cliccare su Preview per visualizzare un riepilogo di quello che stiamo per trasmettere. In particolare andiamo
a vedere che stiamo effettivamente comprando la gamba di maggio e vendendo la gamba di agosto. Nella parte in basso di questa schermata, nella parte balance, dove andiamo a verificare il margine, alla voce appunto initial margin, seconda voce pari a 1569, è quello che rappresenta il capitale richiesto per inserire questa operazione a mercato. Clicchiamo quindi su override and transmit e abbiamo inserito il nostro ordine a mercato. Per inserire gli ordini brackets, facendo un clic con il tasto destro sulla riga dell'ordine appena creato, clicchiamo su attach, la prima voce brackets order, automaticamente la piattaforma inserisce un ordine LMT che sarà quello di take profit e un ordine STP di stop loss. I prezzi per entrambi gli ordini sono automaticamente calcolati dalla piattaforma, ma sono calcolati a seconda delle preconfigurazioni che ci sono di default, quindi non per il nostro money management. A questo punto, prima di trasmettere, dobbiamo semplicemente cambiare i prezzi all'interno di queste caselle che corrispondano al nostro piano che abbiamo precedentemente costruito. Una volta che abbiamo inserito correttamente entrambi i prezzi, basterà semplicemente cliccare su Transmit in modo da poter inviare anche questi ordini a mercato. In questo modo la piattaforma effettuerà in un primo momento l'ingresso dell'operazione, quindi la numero 8, questa qua, nel momento in cui il prezzo verrà raggiunto, in un secondo momento solo se il prezzo da noi impostato verrà preso e toccato, quindi l'ordine entrerà al mercato, renderà attivi gli altri due ordini, quindi l'8.3 e l'8.2. Gli ordini brackets, come gli ordini OCA, sono collegati da un codice e farà in modo che non appena uno dei due verrà eseguito, l'altro verrà automaticamente cancellato. Ricordiamo che è possibile cambiare le preconfigurazioni d'ordine in modo di far sì che durante l'inserimento degli ordini brackets i prezzi dello stop loss e del take profit possano essere molto più inerenti al nostro money management. Grazie allo Starter Pack affronteremo sempre situazioni pratiche per operare. La didattica e le basi teoriche dell'operatività sono sempre disponibili all'interno del nostro canale YouTube. In descrizione vi lasciamo comunque anche la playlist proprio dedicata alla didattica, in questo caso dello spread. Nell'episodio di oggi abbiamo visto quindi come impostare ordini di stop loss e di take profit con la modalità ordini brackets. Nei prossimi appuntamenti affronteremo tantissime altre tematiche, quindi anche diverse modalità di inserimento di questo tipo di ordini, anche strategie più complesse, e le accompagneremo sempre con l'inserimento di una nuova strategia a mercato. Per qualunque dubbio o informazione potete contattarci scrivendo ad info@assistenzabrokers.it. Ci vediamo tra pochissimo con il laboratorio. Ciao a tutti!